In studio Veronica Puglisi. Buon pomeriggio, apriamo questa edizione con il ritorno a scuola in sicurezza, con la possibilità di eseguire anche i test salivari per monitorare gli studenti più piccoli oltre ai tamponi molecolari e antigenici. E quanto ha previsto la Regione Siciliana, così come ha detto ai nostri microfoni l'assessore alla salute Ruggero Razza. Ci sono anche i test salivari tra le possibilità previste dalla regione per controllare gli studenti più piccoli. Tutto ciò da un lato per scongiurare in qualsiasi modo la didattica a distanza e dall'altro lato per monitorare costantemente la popolazione scolastica in questo nuovo anno scolastico che proprio oggi prende il via. Si sta lavorando anche sulla questione dei trasporti, così come ci dice l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Noi test salivari abbiamo emanato con l'assessore La Galla una circolare per tutto ciò che riguarda il testing scolastico e la sicurezza nelle scuole, recependo integralmente le linee guida varate dalla conferenza delle regioni e cercando di dare uno strumento in più perché la didattica a distanza non debba nell'anno che inizia nei prossimi giorni ancora una volta gravare sui più giovani che hanno bisogno di studiare in presenza per vivere la propria formazione nella maniera più libera e più spensierata possibile. Per quanto riguarda i trasporti? Trasporti, anche qui il piano dei trasporti è stato valutato con le prefetture, lo avevamo già fatto lo scorso anno, l'assessorato alle infrastrutture ha partecipato in maniera attiva a tutte le azioni che sono state poste in atto dai comitati per l'ordine e la sicurezza guidati dai prefetti, siamo pronti come lo siamo stati lo scorso anno e ricordo anche che la Sicilia è stata una delle regioni che per volontà del governo Musumeci e con l'impegno dell'assessore La Galla è riuscita ad avere il maggior numero di giornate di didattica in presenza. Sulla questione vaccini, sul proliferare dei gruppi Novax e sulla diffusione di notizie relative agli effetti collaterali dei vaccini, Razza risponde con ironia. So che si stanno attivando nel territorio molte unità di psichiatria, forse per qualcuno sono necessarie. Vaccinazione a scuola stamattina, un'opportunità per studenti e genitori in vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico. Siamo andati all'Istituto Superiore Quintino Cataudella di Scicli. Il momento è adesso, è questo il claim adottato dall'ASPA di Ragusa per incentivare la vaccinazione nelle scuole. Siamo al Quintino Cataudella di Scicli, dove già stamattina si sono vaccinate circa 8 studenti proprio in vista dell'inizio imminente del nuovo anno scolastico previsto per il 16 settembre. Altre due scuole dei distretti sia di Ragusa e di Vittoria hanno organizzato questa mattina la campagna vaccinale seguendo un calendario ben preciso. Al Gagliardi di Ragusa il Vico Umberto, mentre a Vittoria all'Istituto Comprensivo Filippo Traina questa mattina la vaccinazione che coinvolge non solo gli studenti ma anche le famiglie che vogliono sottoporsi alla vaccinazione, anche un modo per entrare a scuola per il nuovo anno scolastico in totale sicurezza. 8 ragazze soltanto si sono presentate, non, addirittura una già era per la seconda dose. Sono venute accompagnate dai genitori che erano già vaccinati, quindi noi qui oggi eravamo pronti a vaccinare sia i ragazzi sia gli, i genitori che l'accompagnavano. Più o meno sono ragazzi del primo anno, terzo anno? Sono dei primi anni, i ragazzi più grandi degli anni dal quarto, quinto, questi molti li abbiamo già vaccinati in hub. Quindi sono venuti anche i ragazzi appunto più grandi nel lab di Montana Zagarone prima dell'inizio dell'anno scolastico, come prima dose? Sì, sia come prima dose, anche abbiamo completato anche la seconda dose. Non c'è stata una grande presenza stamattina, secondo la dottoressa? Assolutamente no. No. Al Quintino Cataudella abbiamo incontrato Francesca, appena diplomata, che deve andare all'università ed è stata lei a farsi promotrice della campagna vaccinale invitando tutti gli studenti a sottoporsi alla vaccinazione. È l'unica via d'uscita, cioè è l'unica soluzione, quindi invito tutti, veramente tutti a vaccinarsi perché è importante. Dover andare all'università e quindi anche lì è obbligatorio il Green Pass. Sì, infatti ormai le lezioni in presenza si potranno fare soltanto avendo appunto il certificato del Green Pass, altrimenti lezioni online, ma sinceramente dopo 2 anni di DAD mi sembra un po' inopportuno. Quanti tuoi amici non sono ancora vaccinati? No, tutti. Allora, i miei amici sì, tutti vaccinati, per fortuna.
Primo giorno di scuola per molti studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Ci siamo recati in un liceo di Catania. Al via oggi le lezioni in molte scuole siciliane. Ci siamo recati in una scuola secondaria di secondo grado a Catania per il primo giorno di scuola per questi studenti che si apprestano ad affrontare un nuovo ciclo scolastico. Non nascondono la loro emozione e soprattutto sperano che non si debba usare la didattica a distanza. Tu hai fatto il vaccino? Sì. Ti senti più tranquilla col vaccino? Sì, però devo fare la seconda dose. Che emozione per questo primo giorno di scuola? È un'emozione grandissima, cominciare il primo giorno di scuola è una grande emozione, un grande stimolo. Ti spaventa l'idea della didattica a distanza? Sì, mi spaventa, infatti la didattica a distanza non potrà mai essere come la didattica in presenza. Tanta ansia, emozione sicuramente, guardo lei, sicuramente felicità perché si riprende, è anche una nuova esperienza che voglio fare, voglio vedere come me la cavo 5 anni, è una prova anche per me stessa. Dunque un nuovo anno scolastico che sarà caratterizzato dall'obbligo di Green Pass per il personale scolastico e i genitori degli alunni che si recheranno nell'istituto. Mascherina invece obbligatoria da 6 anni in su. Se un componente del personale scolastico non esibisce il Green Pass scatta l'assenza ingiustificata e dopo 5 giorni è prevista la sospensione dallo stipendio. Previste inoltre sanzioni da 400 a 1000 euro per chi ne è sprovvisto. Il ministro dell'istruzione Bianchi ha sottolineato che la scuola è vivere assieme, il 91,5% del personale è vaccinato e i ragazzi giorno dopo giorno si stanno vaccinando, soprattutto tra i 16 e i 19 anni, ha detto il ministro. Emozione anche da parte dei genitori che condividono la scelta del Green Pass. Emozionati per questo primo giorno, cosa ne pensate anche della regola del Green Pass per i genitori? Mi sembra che a tutela della salute, quindi è una cosa positiva. Cosa ne pensa la regola del Green Pass per i genitori? È giusta, tutela tutti. Siamo molto più sereni rispetto all'anno scorso, conosciamo il problema, sappiamo come affrontarlo e fortunatamente la campagna vaccinale sta andando avanti a sprombattuto, quindi questo ci dà un'ulteriore sicurezza. Rispettiamo tutte le regole sicuramente, dall'esibizione del Green Pass per i genitori o per i colleghi al distanziamento, quindi incrociamo le dita e speriamo di cominciare un anno scolastico soprattutto che possa andare avanti in maniera serena, senza didattica a distanza ma in presenza. Suono della campanella questa mattina all'Istituto Paritario Regina Margherita di Modica per gli alunni della scuola primaria. Primo giorno di grandi emozioni e sfide per gli alunni della scuola paritaria Regina Margherita di Modica, che ha accolto i nuovi arrivati insieme con gli studenti delle quinte classi, facendoli unire simbolicamente con una corda nel segno della fiducia, dell'amicizia e della solidarietà. Su quest'ultimo principio si fonderà l'anno scolastico che seguirà come strada maestra l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Stiamo attivando un po' questa metodologia didattica nuova del service learning, che è questo mettendosi a servizio della comunità. L'anno scorso ci ha ispirato l'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, per cui un po' l'impegno era quello della custodia del creato, della natura che sta attorno a noi. Quest'anno ci faremo ancora ispirare da Papa Francesco a partire dall'enciclica Fratelli Tutti, perché vorremmo fare delle esperienze di apprendimento, proprio di service learning, che abbiano un po' come tema quello della solidarietà. Per cui cercheremo di attivare delle esperienze di solidarietà con chi ha più bisogno, anche con i più deboli, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza delle varie realtà, però un po' il service learning rimane la nostra metodologia, diciamo, preferita, anche perché è più coerente al nostro sistema preventivo che è il sistema educativo di Don Bosco. Il primo giorno di scuola come è andato? Come sta andando? Bene. Cosa hai pensato stamattina quando la mamma ti ha accompagnato qua a scuola? Ho pensato che mia mamma era felice con mio papà. Mio papà subito si è emozionato. Ti hanno raccomandato di fare la brava, di studiare, cosa ti hanno detto? Hanno detto fai la brava, studia, fai quello che vuoi. E mi sono svegliata prestissimo e ho un po' pianto perché ero super emozionata e ho detto a mia mamma sbrigati che voglio vedere i miei compagnetti. Penso che farò tante cose belle con i miei nuovi compagnetti e già mi sono attaccata a una mia compagnetta. Cosa vorresti fare quest'anno? Qualche spettacolo? Qualche disegno in particolare? Spettacolo! Ho una cosa che mi hanno regalato per il compleanno di 6 anni,
che è una cosa che mi farà diventare attore. Bruno, tu sei già ormai grande, qui tra i grandi praticamente, perché sei all'ultimo anno di scuola primaria. E cosa avete detto a questi bimbi che sono appena arrivati? Cosa gli senti di dover dire? Abbiamo detto loro che all'inizio anche noi eravamo un po' eccitati, anche un po' impauriti, perché essendo un posto nuovo, però gli abbiamo detto che con l'aiuto nostro impareranno a divertirsi. E fortunatamente siamo ritornati in presenza, anche se con le mascherine, però già è un passo avanti. Un pochino ci sta pesando, perché non vederci bene nella faccia, vederci sempre con le mascherine, stare lontano, mi dispiace un po'. Cosa diresti a questi ragazzini che sono entrati quest'anno per il primo anno? Di essere sempre felici e che le sore sono come delle mamme. E adesso il punto sui contagi. In provincia di Ragusa si è registrato un nuovo decesso. Si tratta di un 42enne che si trovava ricoverato in area indistinta Covid all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Intanto in Sicilia sono 885 i nuovi casi. In provincia di Ragusa il coronavirus ha mietuto una nuova vittima. Si tratta di un ragazzo di 42 anni, vittoriese, che non era vaccinato. Intanto il numero degli attuali positivi è di 1.699 in provincia di Ragusa, 1.611 le persone in isolamento domiciliare, 70 i ricoverati, di cui 11 malattie infettive all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, 10 persone ricoverate in subintensiva, 7 persone ricoverate in terapia intensiva, a cui si aggiunge una donna ricoverata a Catania. In astanteria sono 13 le persone ricoverate, in RSA 14, in foresteria sono 4 i pazienti Covid. All'ospedale Maggiore di Modica le persone ricoverate per coronavirus sono 9. All'ospedale Guzzardi di Vittoria sono 19 i pazienti dell'area indistinta Covid. Il numero dei guariti in provincia di Ragusa è di 16.166 persone, mentre i deceduti sono 349. Tra questi, come detto in precedenza, anche il 42enne di Vittoria. Ecco il numero delle persone positive, così come diffuso dall'ASP di Ragusa, suddivisi per comune. Ad Acate 25, 38 a Chiaramonte Gulfi, 295 a Comiso, 3 a Giarratana. A Ispica 86, 95 a Modica. Monte Rosso Almo si conferma al momento comune Covid free con 0 contagi. A Pozzallo sono 47, 239 a Ragusa. A Santa Croce Camerina sono 44, a Scicli 80, a Vittoria 659. Il numero delle persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid sono 225.622. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose 188.322. Il numero complessivo di persone che hanno ricevuto prima e seconda dose sono 413.944. I test sierologici sono 34.316, i molecolari 188.022, test rapidi 432.198. Il totale dei test effettuati è 654.536. Intanto in Sicilia sono 885 nuovi casi di Covid-19, come riportano i dati regionali di ieri pomeriggio. A fronte di 15.892 tamponi processati, l'incidenza sale quindi al 5,7%. L'isola resta sempre al primo posto per nuovi contagi giornalieri, seguita dalla Lombardia e dal Veneto. Gli attuali positivi sono 26.190, con un decremento di 65 casi. I dati sono in lieve miglioramento. Interviene sulla situazione epidemiologica il professor Bruno Cacopardo, direttore dell'unità operativa malattie infettive del presidio ospedaliero Garibaldinesi, ma è membro del consiglio direttivo nazionale della Società di Malattie Infettive e Tropicali. Cacopardo non manca di rimarcare l'efficacia del vaccino. Stiamo assistendo ad un labile miglioramento anche sul fronte dei ricoveri. A descrivere il quadro della situazione in Sicilia, il professor Bruno Cacopardo, direttore dell'unità operativa malattie infettive del presidio ospedaliero Garibaldinesima di Catania e membro del consiglio direttivo nazionale della Società di Malattie Infettive Tropicali. Il virus, dice, è in fase discendente. Situazione attuale
è invece tutto sommato discendente. È vero che siamo ancora in testa, ma è anche vero che è in parte spontaneo. Tutti gli andamenti a picco scendono poi progressivamente in maniera spontanea, sia in parte al fatto che siamo a fine estate, quindi quegli assembramenti tipicamente vacanzieri stanno progressivamente venendo a meno. Cosa dobbiamo aspettarci per l'autunno? Ritengo che man mano che ci vaccineremo sempre di più, e mi auguro che questo avverrà, io ritengo che avremo una riduzione del numero di casi clinici di Covid-19, cioè il virus continuerà a circolare, ma circolerà con un minore impatto clinico, e questo favorirà una graduale ripresa della normalità a livello ospedaliero. Poi piano piano, inevitabilmente, dopo una certa latenza, anche il numero dei casi di infezione andrà a diminuire. Cosa accadrà con le varianti? È ancora presto, i virus tendono naturalmente a variare, non per colpa del vaccino, questo ci tengo a dirlo, è un comportamento spontaneo, il virus che replica tende a variare, tende a mutare. Queste mutazioni possono essere più vantaggiose, per la maggior parte sono più vantaggiose per l'uomo, qualcuna è più vantaggiosa anche per il virus. Cacopardo interviene anche su rari casi di decessi di persone vaccinate. Esiste un 3-4% di individui che sono eccezionalmente dei non responders, e questi di fronte all'infezione si comportano come i non vaccinati. Ovviamente soggetti che sono immunodepressi, per esempio quelli che fanno chemioterapia o terapia immunosoppressiva o cortisone, questi individui se si infettano necessitano di cure immediate che prevengano la progressione clinica della malattia. Cacopardo non manca di ribadire l'efficacia del vaccino. Io mi sento di dire che sulla base della mia esperienza clinica stiamo vedendo soggetti ultra-ottantenni o ultra-novantenni, estremamente anziani, pieni di comorbidità, cioè di copatologie, immunosoppressi, gravemente immunodepressi, i quali proprio perché vaccinati contraggono Covid e non sviluppano una malattia grave. Questo penso sia l'indicatore più utile per dimostrare, per documentare l'efficacia del vaccino. Andiamo alla cronaca. Incidente mortale ieri mattina a Catania, nei pressi del carcere Bicocca, a perdere la vita due donne militari statunitensi in servizio a Sigonella. Giornata di sangue ieri sulle strade catanesi. Alle prime luci dell'alba un incidente si è verificato vicino all'asse dei servizi e a perdere la vita due donne, una di 18 anni e l'altra di 30 anni, due militari statunitensi in servizio nella base americana di Sigonella. L'incidente autonomo si è verificato intorno alle 5:40 del mattino nei pressi del carcere di Bicocca, precisamente nel passaggio a livello di via Passo del Fico. Le vittime sono state sbalzate fuori dall'abitacolo per l'urto violentissimo con un pilone in cemento armato. A causa dell'urto, l'auto, un Alfa Romeo 147, si è dapprima capovolta e poi accartocciata. A condurre i rilievi sono stati gli ispettori della Polizia Municipale di Catania, giunti sul posto insieme ai carabinieri per la segnalazione di un automobilista. Le salme delle due donne, dopo gli accertamenti, sono state consegnate ai militari della vicina base di Sigonella. Notte di terrore per una donna, l'ex le distrugge casa e la picchia. I carabinieri di Sant'Agata Libattiate hanno arrestato un 47enne di Valverde, responsabile di atti persecutori, la donna una 44enne di San Gregorio di Catania. Dopo due anni di convivenza ha lasciato il compagno a causa del suo comportamento violento. L'uomo la scorsa notte si è presentato a casa della donna distruggendo mobili e picchiandola. I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione. Dopo una colluttazione lo hanno arrestato, si trova rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Lite in famiglia a Vittoria, gli agenti del commissariato hanno arrestato un 39enne che deteneva illegalmente una pistola. Gli agenti, dopo una segnalazione, sono giunti in un'abitazione in cui era in corso una lite, la donna era in stato di agitazione. Dalla perquisizione la polizia ha trovato una pistola clandestina che è stata sequestrata, l'uomo si trova ai domiciliari.
La Guardia di Finanza di Catania, nei controlli contro lo spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi da fuoco, ha arrestato un pregiudicato di Lentini in possesso di pistola con matricola brasa. Le Fiamme Gialle hanno dunque sequestrato l'arma completa di caricatori, 10 cartucce e 40 grammi di marijuana. L'arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale. Nascondeva sostanze stupefacenti tra i prodotti in vendita un venditore ambulante megarese pregiudicato di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Augusta per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, alla vista della pattuglia dei carabinieri, ha iniziato ad agitarsi mostrandosi particolarmente nervoso, tanto da insospettire i militari che ne hanno perquisito il banchetto. Ben occultate tra i prodotti esposti, i carabinieri hanno rinvenuto 10 dosi di marijuana del peso di circa un grammo ciascuno, rinvenuti altri 70 grammi e 2 bilancini di precisione nell'abitazione e nel garage dell'uomo. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato, il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, tromba d'aria, grandine e forti piogge sabato pomeriggio a Catania, disagi a causa di rami, strada, di cartelloni pubblicitari divelti e di strade allagate. Siamo in via San Calogero, nella parte sud della città di Catania, dove sabato intorno alle 14.30 si è abbattuta una tromba d'aria. La cancellata alle mie spalle è quella che delimita la linea ferrata, cancellata che è stata divelta proprio dalle forti raffiche di vento. Intervenuti subito i vigili del fuoco, qui come in altre strade della città, dove alberi si sono spezzati, dove danni si sono verificati, per fortuna non ingenti, e subito si è potuto intervenire. Durante la fase acuta del maltempo, centinaia le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con l'ausilio della protezione civile comunale per mettere in sicurezza le aree più colpite. Tra queste il giardino Bellini e Villa Pacini, dove diversi alberi di alto fusto non hanno retto alle violentissime raffiche di vento e all'acquazzone di forte intensità durato quasi mezz'ora. Ampie parti di alberi caduti anche su via Tomaselli e in piazza Palestro, dove un grosso ficus è caduto su delle autovetture, fortunatamente senza nessuno all'interno. Alberi caduti anche sulla circonvolazione in viale Mario Rapisardi, in viale Kennedy e in altre zone. Un platone è caduto in via Dusmet. Alcuni tombini sono saltati per la forte pressione dell'acqua introitata in pochi minuti e situazione di pericolo anche nei pressi di piazza Federico di Svevia, con un'ampia recinzione del sottopasso ferroviario che è crollata. Paura anche in piazza San Francesco per la caduta della ringhiera di un balcone accanto alla chiesa e di alcune luminarie. Aiutati anche tanti automobilisti rimasti in panne con la macchina. A Pantelleria si sta lavorando per tornare alla normalità dopo la tromba d'aria della settimana scorsa che ha causato 2 morti e 9 feriti. Il sindaco Vincenzo Campo chiederà lo stato di calamità naturale, su questo ha già avuto rassicurazioni dal ministro De Maio. Intanto la strada è ritornata intransitabile, il presidente della regione Nello Musumeci lo scorso fine settimana si è recato sul posto per rendersi conto di persona dei danni, ha anche incontrato i familiari delle vittime manifestando il cordoglio di tutto il governo regionale. Poi si è recato dai feriti ricoverati nell'ospedale di Pantelleria. La giunta regionale ha detto Musumeci delibererà lo stato di emergenza e inoltrerà richiesta al governo centrale affinché sia riconosciuto lo stato di calamità. Inaugurato a Catania all'ospedale Garibaldinesi ma il nuovo reparto di Day Hospital Oncologico. Nuovo reparto di Day Hospital Oncologico per il presidio ospedaliero Garibaldi di Nesima. Il Day Hospital Oncologico è inaugurato sabato mattina nel luogo in cui viene erogata la massima parte delle terapie antitumorali. La ristrutturazione del Day Hospital Oncologico del Dipartimento di Oncologia dell'ARNAS Garibaldi, diretto al dottore Roberto Bordonaro, ha previsto il raddoppiamento della sala d'attesa con la creazione di una seconda area interna al reparto ad elevato comfort, la creazione di una seconda sala di terapia
terapia con l'aumento del 65% delle poltrone di somministrazione e l'aumento del numero di ambulatori di visita che si tradurranno in un maggiore turnover delle terapie e in minori attese e maggiore comfort alberghiero, dando compiuta realizzazione del paradigma assistenziale che riconosce il paziente e la sua percezione della qualità del servizio come obiettivo primario del sistema sanitario pubblico. Tutto questo nell'ambito dell'alveo della umanizzazione delle cure serve a dare un maggiore conforto, una maggiore accoglienza a malati fragili come quelli oncologici, perché è evidente che fare due sale d'attesa confortevoli, mettere la filodiffusione, creare delle stanze indipendenti in cui sia rispettata la privacy e la riservatezza di questi malati fragili come gli oncologici, significa dare un segnale anche che va nella direzione non soltanto della eccellente offerta sanitaria che facciamo anche nel settore oncologico, ma anche nella qualità percepita dal cittadino, che deve sentirsi accolto. Noi abbiamo riconvertito quasi un terzo dei posti letto a Covid, ma abbiamo continuato a prestare assistenza ai malati non Covid, ovviamente gli oncologici, le chirurgie specialistiche, i parti. Si è concluso il progetto del CSR sposato dall'ASP di Ragusa dal nome Tutti insieme al Kiki Village. Soddisfatti i genitori, i ragazzi e gli organizzatori per l'esperienza vissuta dai 4 ragazzi con disabilità che hanno partecipato al progetto Tutti insieme al Kiki Village, iniziativa voluta dal CSR e sposata dall'ASP di Ragusa. I ragazzi hanno avuto modo di apprendere le principali mansioni del settore turistico ricettivo per potersi inserire poi nel contesto lavorativo. I ragazzi sono stati impegnati nell'accoglienza dei turisti alla reception, a servire ai tavoli, sempre pronti e disponibili, con i clienti del villaggio. La giornata conclusiva ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del CSR Sergio Lotrovato, della dottoressa Letizia Drogo dell'ASP di Ragusa e della dottoressa Zitelli, responsabile del progetto. Adesso si sta cercando di inserire i ragazzi in altri contesti lavorativi e anche in altri centri. Scopo del progetto è incrementare l'inclusione delle persone con disabilità in un meccanismo sinergico tra pubblico e privato, finalizzato alla valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio. Un progetto che integra riabilitazione, formazione, inserimento lavorativo e sociale. In qualità di ente promotore, l'ASP di Ragusa ha incoraggiato per la prima volta sul territorio siciliano e si ritiene anche su quello italiano il superamento della concezione secondo la quale le attività riabilitative vadano praticate all'interno di un contesto prettamente sanitario, protetto, come lo è un centro di riabilitazione, in favore di una loro ricontestualizzazione all'interno di un ampio ambiente lavorativo aperto come quello di una struttura turistico-ricettiva. L'iniziativa, voluta dal CSR, realtà siciliana nel settore della riabilitazione e dei servizi dedicati alle persone con disabilità. Il progetto è nato proprio per dare un futuro ai tanti ragazzi con disabilità che hanno concluso il periodo scolastico. Il CSR ha messo a disposizione i propri professionisti del settore sanitario, puntando al superamento del convenzionale modo di intendere la riabilitazione, applicando quest'ultima ad un contesto di vita reale. I ragazzi, accompagnati dai tutor, sono stati guidati nello sviluppo delle proprie potenzialità e delle autonomie utili nello svolgimento dei compiti della vita quotidiana, tramite attività didattiche e di terapia occupazionale, programmi individualizzati di inserimento lavorativo nel settore turistico alberghiero. Ha 23 anni ed è siracusana, Miss Universe Sicilia. Lei è Miriana Giustolisi, eletta ieri sera nella finale siciliana che si è svolta a Catania e trasmessa in diretta su Video Mediterraneo. Lei è la Miss Universe Sicilia, Miriana Giustolisi. È il volto più bello d'Italia 2017 che consegna corona e fascia. Arrivano i fiori del piccolo Marco. Chiedo a tutte un passo avanti, care ragazze, perché questa è la squadra che ci rappresenterà in finale nazionale. Queste sono le siciliane che quest'anno raccontano la Sicilia più bella. È Miriana Giustolisi, 23enne di Siracusa, Miss Universe Sicilia, la cui finale si è svolta ieri a Catania presso il Lido Le Palme Beach Club, trasmessa in diretta su Video Mediterraneo. Giovanissima Miriana, da grande, spera di essere una brava mamma e di poter combattere contro l'abbandono degli animali.
La finale, condotta da Ruggero Sardo, ha visto la partecipazione di 30 giovani ragazze provenienti da tutta la Sicilia, che si sono sfidate per conquistare la fascia che le porterà a disputare la finale nazionale a Roma, dove verrà scelta chi rappresenterà l'Italia per il tanto ambito titolo mondiale di Miss Universo. Ricchissima la scaletta della serata di ieri, con tanti ospiti, momenti musicali, di intrattenimento e tanta bellezza. A scegliere la finalista una variegata giuria, e in collegamento Skype anche il patronno del concorso e la presentatrice della finale, Vladimir Luxuria. A occuparsi della selezione della finale per la Sicilia è stata Prima Musica. E questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.